E buongiorno mondo. Si è già ora di tornare. Sono già andato in bagno, mi sono lavato i denti. Ho fatto tutto quel che dovevo fare, non me lo racconto. E adesso devo sistemare tutto il caos che ho qui nella tenda, tutte le mie cose in giro e riuscire a richiudere tutto e poi riparto. Per fortuna oggi si va in discesa e adesso non credo di riuscire a farvelo vedere, ma sulla tenda è pieno di formiche, eccolo lì, questo forse si vede. Ci sono un sacco di formiche sopra la tenda, dovrò cacciarle prima di richiuderla. C'è anche un po' di umidità, ma il cielo sta diventando bello azzurro, quindi oggi si starà bene. A dopo ragazzi. Ve le faccio vedere anche da qua tutte le formiche che vi facevo vedere da dentro, guardate. Formiche, formiche, formiche. Formiche che fanno sport qua. Ragazzi, 8:09, con tutta calma ho smontato la tenda come avete visto, la bici è carica, pronta a partire. Adesso vi porto a salutare per l'ultima volta il Sesie che ci ha cullati per tutta la notte, ci ha lasciato riposare per bene. Eccolo qui, il Sesie, e ora vado a procacciarmi una lauta colazione per caricarmi di energie e partire. Game on ragazzi, game on. Ragazzi, ho fatto colazione, ma come al solito mi sono perso in chiacchiere, anzi mi fermo un attimo. E niente, oggi farò la ciclabile. Non so se arriva fino a Varallo, ma almeno mi evito la strada provinciale di là. La ciclabile, lo ammetto, ieri l'ho cercata, ma forse non è segnalata benissimo e non sono mai riuscito a entrarci, quindi ho fatto tutta la provinciale, anche se non era così piacevole, l'avete visto. Ma adesso so da dove si entra, dal ponte qua, e quindi game on. Come vi dicevo, secondo me la ciclabile della Valsesia non è segnalata poi così bene. Poi magari sono io che sono ciecato e non trovo i cartelli. Però ad esempio adesso ho fatto il tratto Campertogno-Quare. Praticamente sono arrivato da là sotto. Si sale da qui e si arriva in questo punto dove c'è una deviazione. Di là si va verso il paese, di là si va verso la provinciale. Qui c'è un cartello, è vero, ma segnala solo la direzione verso Campertogno. Per andare verso Scopa non c'è l'indicazione, quindi io adesso proverò magari là sotto, perché prima della provinciale magari c'è il tratto dove si entra nella ciclabile, o proverò andando verso il paese, non lo so. Le provo tutte e due e vediamo se sono fortunato di prenderla la prima. Sono stato fortunato, era da questa parte, eccola qua, con subito una bella salitina al 10% per andare da quel lato lì. Ma adesso per curiosità torno sulla provinciale che è lì dietro e provo a vedere se al di là del ponte c'è un cartello che indichi che la ciclabile è da questo lato. Andiamo a vedere. A parte che c'è un casino della Madonna, sono nell'incrocio che va dalla provinciale al ponte direzione Quare, e di tutti questi cartelli non ce n'è uno che indichi la ciclabile al di là del ponte. È vero che se uno arriva da Scopello o da nord, non so da dove parta dall'altro lato, percorre già la ciclabile, sulla ciclabile boom, ma se uno sta facendo la provinciale è bene che nei punti dove si può intercettare la pista ciclabile ci sia un cartello che la indichi, perché altrimenti
diventa un po' un problema, come per me ieri, che alla fine ho fatto tutta la provinciale noiosa, monotona e rischiosa. Quindi mettete dei cartellini qua con scritto ciclabile, per favore. Ci ho provato, ma non ho la bici adatta per fare questa salita. Soprattutto non ho i copertoni giusti e sono carico. Quindi spingo. Ragazzi, ammetto che ieri ho fatto la cavolata di non fare questa ciclabile, perché è davvero piacevole, almeno per questi primi 5 km che ho fatto, non ho ancora fatto molto, però c'è da dire anche che con una gravel e le borse, questo tipo di strada, adesso magari si nota poco, ma questa è una discesina che sarà all'8%, adesso controllo dal ciclo computer, con uno sterrato del genere, gravel più borse diventa un po' impegnativa. Si fa, per carità, si scende giù tranquilli pian pianino, ma con un'ammortizzata, una mountain bike, si farebbe con molta più scioltezza e disinvoltura, quindi non so, valutate voi, però è bella nei boschi in riva al Sesia e si va. Confusione che ho nella testa nel seguire questa ciclovia della Valsesia è che in alcuni punti c'è il segnavia tipico dei sentieri di montagna, quello bianco e rosso per intenderci, no? Come vi ho fatto vedere prima forse. In altri punti ci sono questi cartelli qui che indicano proprio le ciclovie della Valsesia, quindi ogni tanto vedo uno, ogni tanto vedo l'altro, quindi a volte me ne perdo qualcuno, forse colpa mia, forse sono segnalati un po' non troppo bene. Vabbè, proseguo, per adesso mi sto divertendo, a dopo. Vi avevo detto, no? Che sarebbe stata tutta discesa oggi domenica, visto che dovevo solo tornare indietro dalla Valsesia a Vercelli, ma perché prendersela comoda è domenica, mica devi riposarti, il riposo è fatto per gli altri, quindi prendi la ciclabile alternativa, segui questi sentieri qua, che oltre che in discesa vanno anche in salita, e come vi dicevo, per una gravel con le borse in salita su questo acciottolato qua risulta impegnativo, per me. Poi se siete tutti Superman, questo io non lo so, ma questo è un tratto non impossibile, ma impegnativo. Devi stare attento, concentrato, guardare i sassi. I sassi! E pedala, Giappino, basta parole. Sei noioso, non te ne rendi conto. Io sono uscito dal tratto boschivo, il sole è uscito dalle nuvole, quindi inizia a far caldo, la giornata è molto più bella di quella di ieri, molto più piacevole. Guardate che paesaggio, questa è la ciclabile che prosegue, ma sono ormai quasi arrivato a Scopa, dove penso che finisca e dovrò rimettermi sulla provinciale che ho fatto ieri. Vabbè, per questo tratto me la sono goduta, quindi a dopo.
Ragazzi, vi faccio vedere una cosa, ma non ditela a nessuno, mi raccomando. Questo qui è il cartellone della pista ciclabile della Valsesia. Il tratto rosso è la pista ciclabile. Noi siamo qui a Scopa, poi prosegue anche da questo lato qua, ma soprattutto dice obbligo di mountain bike e casco. Sul casco ci siamo, sulla bicicletta ragazzi, quello là su in alto è il sacro monte di Varallo, patrimonio dell'UNESCO, e ve lo faccio vedere oggi e da sotto perché c'è il sole, riesco a farvelo vedere. Ieri invece era tutto nuvoloso e non si vedeva quasi, perciò niente, io proseguo per la mia strada. Many tic tacs later. È un po' che non vi dico niente, ma perché non c'è niente da dire, semplicemente. Sto facendo la strada di ieri a ritroso, fortunatamente col sole, con relativamente poco traffico. E adesso ho una fame da lupo, è già passata l'una, sono un po' in ritardo, sono quasi a Grignasco, mi mancano 42-43 km a casa, però tra poco mi fermo, anzi adesso qui a Grignasco penso di fermarmi e mangio il panino che mi sono fatto fare all'alimentari, dove speravo di fare un buon affare. Quando ti fai fare i panini all'alimentari lo paghi il giusto, i prodotti sono ottimi, e invece comunque l'ho pagato 5 euro, che vabbè ci sta, panino con prosciutto e toma di piode, ma a vederlo così il pane sembrava una di quelle baguette surgelate e precotte e cotte da loro. Vabbè, almeno spero che il ripieno sia ottimo. So bene che non si fa e non si dovrebbe, ma inizio ad essere troppo affamato e non sto trovando un parchetto dove fermarmi, e ho trovato questo barrettino che è chiuso, e quindi mi siedo un attimo qua, magari non proprio sui tavolini ma qui sul murettino, mi mangio questo panino sperando che sia buono nonostante sia un po' triste, e poi riparto abbastanza in fretta e mi fermo in un bar poi aperto per prendermi almeno un caffè per riprendere un po' di energie. Ed ecco a voi il panino. Il prosciutto sembrava un po' meglio, ma la toma sembra ottima. Ore 13.54. Ore 13.54, sono ripartito in direzione caffè. Sì, perché ho bisogno di un caffè, e spero che almeno il caffè sia buono, perché vi confermo che il panino non lo era per niente. Assurdo, assurdo, intorno c'è tutto sole, solo qua sopra se guardate c'è il nuvolone nero e sta piovendo, magari non si vede dalla camera ma sta gocciolando. Solo il Giappino riesce a avere la nuvoletta sulla testa, si vede? Farebbe un caffè per favore. Finalmente mi sono preso il mio strameritato caffè, e per non farmi mancare nulla mi sono preso anche un gelato, e niente, adesso dritti fino a casa, senza più soste, vai, pedala Giappino, pedala, che la giornata è finita, questo weekend è finito, questa scampagnata è finita, è finito tutto, ma un giorno o l'altro ricomincerà. Buona giornata a tutti e buone pedalate.